Un traguardo raggiunto grazie a un lavoro lungo e costante in cui il Molise ha avuto un ruolo centrale e fondamentale la transumanza e patrimonio immateriale dell'UNESCO. Riconoscimento ricevuto meno di un mese fa a Bogotà. Carmelina Colantuono, di Acquevive, di Frosolone, con la sua famiglia fa ancora la transumanza tra Molise e Puglia. Lei e il direttore di ASVIR, Moligal, Nicola Di Niro, hanno spinto per dare il peso giusto alla candidatura. Importanti anche enti e comunità locali. Lo stesso Di Niro ha anticipato il progetto e i passi per rafforzare il riconoscimento UNESCO. Dieci anni, 2020-2030, si consolida il partenariato della candidatura immateriale, quindi si amplia oltre alla Grecia, la Grecia, eh, l'Austria e l'Italia, eh, hanno richiesto Francia, Spagna, eh, le due nazioni nordiche, Norvegia e Svezia, Albania, Bulgaria, Romania di ampliare questa candidatura immateriale, ma c'è questo nuovo percorso, valorizzare queste strade, valorizzare le vie pecuarie, sarà questa la sigla sotto la quale lavoreremo e appunto valorizzeremo sotto l'aspetto turistico-culturale e di qualità, qualificazione delle produzioni tipiche quello che è poi la parte immateriale. Obiettivo ambizioso ora quindi quello di avere un ulteriore riconoscimento. A patrimonio immateriale, a patrimonio materiale, la sfida che abbiamo lanciato proprio lì a Bogotà. Domenica alle 18 a Santo Stefano, frazione di Campobasso, nei locali dell'ex edificio scolastico ci sarà un convegno dibattito organizzato dalla Proloco, presieduta da Felice di Donato. Viviamo la transumanza, camminiamo i tratturi, mobilitiamo i borghi. È la prima festa della transumanza che facciamo a Santo Stefano. Accogliamo praticamente tutta la grande famiglia della transumanza, accogliamo praticamente le, gli amici che vorranno venire anche dalle, che verranno sicuramente dalle comunità vicine. Vuole essere un abbraccio di una comunità ma anche degli altri amici con, con la transumanza. Perché da oggi Parte un progetto che è un progetto sicuramente importante e che può riscrivere la storia di questa regione. Partner della Transumanza è l'Associazione i Borghi della Salute, presieduta dal dottor Marco Tagliaferri. Da San Marco in Lamis a Frosolone si incontrano tanti borghi che dobbiamo saper trasformare in borghi della salute. Cioè la transumanza deve sapere esprimere salute e benessere. E io ritengo che questi due pilastri di sana alimentazione locale, proprio della tradizione locale, associata al cammino in ambiente pulito, possano rappresentare per il mondo intero una attrazione diversa dalle tante attrazioni che in ogni parte del mondo le singole località esprimono. È un valore aggiunto.